Ed eccoci qui alla seconda puntata di Mappo a corda libera, perché ormai abbiamo deciso che il titolo di queste nostre lezioni, soprattutto per gli amici di Idea, sarà questo. E, abbiamo visto quanto è facile parlare, parlare di cuore quando si parla di musica, nel senso quando si inizia a mettere sul tavolo queste carte da gioco con queste note musicali, passare insieme 10 minuti è molto veloce. Per me è stato velocissimo. E spero vi sia piaciuto, che vi siate, diciamo, divertiti con me, perché ricordiamoci che è un gioco, no? Non a caso in altri paesi, sempre sul canale di Idea, potete vedere anche le altre lezioni, diciamo, inerenti ai temi linguistici, alle lingue stesse. E in altre lingue cioè, la musica è play, jouer, è questo gioco, no? Che noi ci siamo un pochino persi, sia per il sistema sociale, ma anche per come quello musicale si è inserito in questo. Però ci sono tante correnti, tante persone che formano correnti che stanno riportando la musica a un livello più umano, a livello pratico per cui serve. Quindi l'apprendimento, il gioco e la possibilità di crescere, sia in maniera collettiva che in maniera individuale. Allora, io vorrei parlarvi, visto che mi vedete già da più di 10 minuti con questa chitarra in mano e vi ho fatto solo un Re major 7, bravo, quindi con la settima maggiore. Prima di arrivare a capire ancora di più cos'è questo Re major 7, oppure dai, partiamo da un Do major 7. Così ho fatto una settima minore. Così settima maggiore. Intanto, sentite, io vi butterò lì in questa lezione ogni tanto delle sonorità, in modo anche da assimilarle, tanto poi c'è tutta una vita per imparare e non si può finire certo in 5 lezioni. E soprattutto io non sono la persona adatta a dirvi tutto quello che esiste nella musica, io vi passerò un po' di mia esperienza con questo meraviglioso gioco. Vi voglio far conoscere un po' questo strumento che penso che tutti abbiate riconosciuto, ma non bisogna dare niente per scontato, perché a volte, ad esempio, queste fessure portano a pensare che sia un violino, ma il violino di solito va di là. Ho rovinato il violino? No, è andata bene così. Quindi questa è una chitarra. È una chitarra che è anche diversa da un basso, perché tanti scambiano il basso per chitarra perché ha una forma simile. E cosa cambia? Oltre alla sonorità, nel senso che il basso è molto più basso come sonorità, quindi va molto più giù, se lo vogliamo immaginare come il suono che va giù, è molto alto il suono che va su. Quindi questo suono che va molto giù è principalmente per il basso. Detta anche chitarra basso, in alcuni vecchi metodi. Che, diciamo, la differenza principale, quindi, oltre a quello, è il fatto che il basso abbia 4 corde. Sto banalizzando, io uno dei miei strumenti preferiti è il basso, e anzi ho suonato più il basso che la chitarra, è solo per fare una piccola differenziazione. E la chitarra ha 6 corde, quindi vi ho già dato una notizia: la chitarra, amici miei, ha 6 corde. E non vi voglio vendere questa, non vi voglio assolutamente vendere questa. Quindi 6 corde, partiamo dalla corda bassa, che, anche se è quella più vicina a noi, è la 6ª corda, che è un Mi basso. E la 1ª corda è un Mi cantino. Quindi già, giusto per abituarci a conoscere un po' di più questo strumento, sappiamo già che a livello di corde a vuoto abbiamo già 2 Mi. Un Mi basso, 6ª corda, Mi cantino, 1ª corda. Poi, 5ª corda, abbiamo un La.
iniziamo anche a sentire i suoni, quindi mi, la, quarta corda, re, poi abbiamo terza corda, un sol, poi abbiamo seconda corda, un si, prima corda, un mi, cantina, mi basso, mi cantina. Imparatevi un po' questa, tipo, non filastrocca, perché, diciamo, facciamo finta che sia una parola super composta, un po' tipo supercalifragilistica e spiralidosa. Mi, la, re, sol, si, mi. Sentite anche questa sonorità. Perché canto? Canto perché è importantissimo cantare. Uno dice, ma io voglio suonare la chitarra. Sì, ma se noi riusciamo a regalare, perché questo è un regalo che facciamo sia a noi ma anche allo strumento, riusciamo a regalargli anche la nostra voce, se non diciamo cantata nel senso esplicata, che esce fuori dal nostro corpo, sarebbe meglio. Però diciamo anche solo interiorizzata, quindi che nella nostra mente cantiamo, proviamo a cantare, prendiamo confidenza col canto in relazione allo strumento, tutto ciò che noi suoneremo sarà cantato, sarà cantabile. E questa è una grossa differenza. Ci sono musicisti bravissimi che a volte rischiano di diventare più bravi esecutori che bravi musicisti, nel senso che riescono a fare esercizi tecnici fenomenali, ma poi trasmettono poco. Come mai trasmettono poco? Perché si interrompe questo processo di cantabilità. Quindi non, penso sia sbagliato dire che la tecnica non serva e basti solo la cantabilità, o viceversa. Diciamo, il buon musicista deve studiare in questo senso, cioè deve sfidarsi ad avere un buon mix di questi aspetti fondamentali. Ad esempio, Santana. Ad esempio, Santana, io adesso ho preso un tema, che è il tema di Samba Patì, che in tantissimi di voi conosceranno, ma l'ho canticchiato, o meglio, cantato a mio modo. In senso, sono partito dal ta 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 ta, anche se lui lo fa in un'altra posizione, ma io l'ho tirato giù orecchio. E addirittura, per dire, vi racconto questa storia. Quando ho preso la chitarra, ho detto, voglio partire da Samba Patì di Santana, perché è un pezzo di cui sono innamorato da sempre. E io, diciamo, mio padre mi ha portato questa chitarra che aveva trovato in un cassonetto, che aveva quattro corde, quindi non come il basso, però prima aveva quattro corde, con queste chiavi, così intanto conosciamo, mentre parliamo vi do qualche nozione. Aveva queste chiavi che si giravano malissimo, quattro corde, e io quindi sono partito su una corda a cercare la musica, come faceva, quindi con un dito. Prima di suonarla l'ho pensata, prima di suonarla l'ho cantata, sono arrivata a suonarla cantando, e poi dopo anche solo su una corda. Cosa decido di fare? Cosa decido di cantare? Questi sono aspetti molto importanti. E quindi, diciamo, gestualità, tecnica e canto sono cose che devono assolutamente andare di pari passo. Ma torniamo. Ah, poi ci ho messo le corde della chitarra, ce l'avevo messe, il mio amico Lidio, che era un signore che abitava sopra di me, che è stato, diciamo, il mio primo mentore, cioè quello da cui ho
cercato di assorbire il più possibile. Da un terrazzo all'altro ci sentivamo, cercavo di captare il più possibile musicalità, di guardare come si muovevano le dita. Ho visto i primi accordi, ho visto i primi spartiti che non ci capivo niente, però mi ha tramandata anche questa importanza. Io piano piano ho continuato a mettere i tasselli in questa direzione, quindi musicalità, tecnica, lettura dello spartito, di cui sono molto indietro, però anche lì allenamento. Come abbiamo imparato a leggere, si può imparare a leggere anche la musica, si può imparare a scrivere la musica, sia a mano che con dei software musicali. Ma torniamo a noi, ricordiamoci, a corda libera, quindi qua io parlo con voi. Voi magari potete interagire per ora poco con me, ma potete inserire dei commenti, possiamo trovare il modo di sentirci. Se avete domande e curiosità o anche critiche, che mi volete magari bucare le ruote dalla macchina, non fatelo, perché sembro bravo ma non lo sono sempre. Allora, torniamo quindi al nostro strumento, chitarra. Mi, la, re, sol, si, mi. Eravamo partiti di qua, giusto per il cantare. Quindi queste sono corde a vuoto, 6 corde. Il mi basso è la corda più spessa, si può anche vedere dal video, no? È quella corda che si vede di più, ed arrivare al mi cantino, che quasi non si vede perché è molto fine. Le corde, diciamo, sono attaccate, diciamo, girano attorno a queste chiavette sulla paletta e vanno giù verso questi, che si chiama ponticello. E questa è una cassa armonica, che è quella che permette alla chitarra di risuonare, anche se io sono collegato con un cavo in una scheda audio e il mio suono, diciamo, arriva in maniera elettronica, per meglio dire. Torniamo alla chitarra, quindi mi. Ci abbiamo questa tastiera, mentre il pianoforte ha la classica tastiera, poi vedremo perché è molto importante, con i tasti bianchi e i tasti neri, perché vedremo assolutamente perché visivamente è ottima per l'armonia. Diciamo, in questa tastiera, ma qua siamo a 12 minuti, cioè siamo oltre. Allora vi saluto, ci vediamo alla prossima lezione.